girato il mondo e ho capito che niente, niente. Navigato fiumi e compreso che niente, niente. Ho respirato sabbia e ho capito che non serve vedere per vivere, bisogna fermarsi e osservare per poi capire e comprendere, poi ti ritroverai a non aver niente da perdere, perché tutto quello che guadagnerai è solamente dentro di te, perché niente è la ricchezza che coltiverai. Ho abbracciato il mondo e ho capito che niente, niente. Valicato monti e compreso che niente, niente. Respirato sale e ho capito che quando hai 20 anni ti senti un eroe e non comprendi il valore che hai. Se ti rispetti poi ti ritroverai. La vera ricchezza di un uomo non è il successo e il denaro, ma è vivere. Nella tua anima troverai la risposta a tutto quello che tu chiederai. Ho girato il mondo e ho capito che niente, niente. Navigato fiumi e compreso che niente, niente. Respirato sale e ho capito che quando hai 30 anni capisci chi sei e poi comprendi il valore che hai. Se ti rispetti poi ti ritroverai. La vera ricchezza di un uomo non è il successo e il denaro, ma è vivere. Nella tua anima troverai la risposta a tutto quello che tu chiederai. Ho girato il mondo e ho capito che niente, niente. Navigato fiumi e compreso che niente, niente. Respirato sale e ho capito che cimitero Maya, l'acqua di Tlan. Sempre. Allora. Buonasera e grazie. Ciao. Grazie per questa sua, questo suo bellissimo inizio. Abbiamo incominciato in un modo strepitoso questa puntata di Laboratorio Salute. Abbiamo qui con noi uno dei volti storici del gruppo dei Dick Dick, il musicista, ovvero Pietruccio Montalbetti. Buonasera e benvenuto. Ciao. Qui da allora, noi nei nostri studi. Grazie. Dunque, questo qua faceva parte di un CD che ho fatto nuovo, mio, che si chiama Niente. Ma tutte le immagini che avete visto sono tutte immagini, alcune immagini dei miei viaggi, poi ci parleremo. Ad esempio i ghiacciai che sono stati visti, sono i ghiacciai, è la terza riserva d'acqua del mondo, si chiama Perito Moreno, acqua dolce, e sta tra il Cile e l'Argentina, ed è un ghiacciaio molto importante. Allora, molti di voi si chiederanno come mai lei è ospite di Laboratorio Salute, perché questa è una trasmissione dove noi sperimentiamo, no? Sperimentiamo tutto ciò che fa bene al corpo, alla mente, allo spirito. E devo dire che lei è una di quelle persone che sicuramente nella sua vita ha sperimentato davvero tantissimo. Lei ha viaggiato praticamente in tutto il mondo e non ha fatto i soliti viaggi da turista, no? Ha fatto un viaggio che è durato tutta questa sua vita, per conoscere, lei dice, se stesso.
Allora, dunque, ci sono... è un po' andato alla ricerca della sua spiritualità, no? No, ma non tanto la spiritualità, c'è Dostoevsky che dice una cosa che ho fatto mia, dice è importante vivere come tutti, però è importante capire il significato della propria vita. Cioè non sono buddista, non ho il beneficio della fede, però sono nel dubbio e quindi sto cercando qualche cosa che mi dia una risposta. Però poi la curiosità è una cosa che tutti dovrebbero avere, la curiosità di capire un attimo certe cose. Questi viaggi, ci sono tre tipi di viaggi, no? Ci sono tre tipologie di viaggi, cioè quello estremo, cioè io ho conosciuto Messner, ho conosciuto Fogar, ho conosciuto Eric Pascoli che ha navigato su una barca lunga 5 metri, ha attraversato l'Oceano Atlantico in solitario, poi ho conosciuto Manolo che è un grande scalatore e altri, questi fanno i viaggi estremi. Poi c'è quello che fa tutto organizzato, che vanno nei grandi alberghi e magari a Kathmandu mi è capitato di vedere, di sentire della gente che si domandava ma ci saranno gli spaghetti con il basilico, cioè è ridicolo, no? Tu per capire un popolo, per capire un po' te stesso, ma per capire un popolo, ti devi immergere nella realtà di questo popolo, il che significa mangiare il loro cibo, qua siamo in Africa, no, qua siamo in Amazzonia, qua mangiare il loro cibo, dormire dove dormono loro e viaggiare come viaggiano loro. In genere la gente mi dice sempre, tu hai tre cose, tu hai soldi, tu hai tempo e tu hai coraggio. E rispondo, dunque, per fare i viaggi che faccio io, per andare in Venezuela, dove io sono stato in Venezuela, Colombia, ho fatto tutta l'Amazzonia, basta il viaggio, sono 600 euro, cioè per certe persone 600 euro sono tanti, per certe persone 600 euro potrebbero anche, possono spendere la gente che lavora. Poi dopodiché non hai più niente da spendere, perché se tu ti immergi, io non spendo niente, se ti immergi nella realtà dei popoli, cioè come ho fatto io in questo libro e in altri, cioè questo è il quinto ma ne ho altri 7 pronti, un altro che sta uscendo in febbraio, non di avventure, io leggo, scrivo anche delle poesie, scrivo tante cose, cioè a un certo punto tu ti devi, allora io dico la prima cosa che i soldi sono pochi, la seconda cosa che il tempo bisogna trovarlo, perché fino a 30 anni il tempo è molto lento, no? Ti sembra che non passi mai, non vedi l'ora di arrivare a 18 anni per avere la patente, poi 30 anni, nel momento in cui però ti sposi, hai mezzo in famiglia, cominci la tua situazione lavorativa, succede che poi un giorno ti svegli la mattina, hai 60 anni, ti guardi e dici, ma caspita, ieri c'avevo 30 anni, ho perso, quindi il tempo bisogna trovarlo. Per quanto riguarda il coraggio, non è una questione di coraggio, è questione di spirito di adattamento. Lo spirito di adattamento, quando io sono stato in Amazzonia oppure in India, ad esempio in India, cosa facevo? Dormivo non nei grandi alberghi, magari la prima notte dormi in un buon albergo, anche perché devi telefonare. Fai conto che io non vado mai senza telefono. Io ho cominciato che non esistevano i cellulari e ancora adesso che sono i cellulari, io proprio il cellulare non lo adopero. Quindi lei sparisce? Spiego a mia moglie che fa la psicanalista, che fa parte, una donna stupenda, 40 anni di matrimonio, ma io sono una persona anche corretta, a differenza di come pensano che noi cantanti siamo dei... cioè quando io ero libero, però non ho questo... non ho quello che si dice il sesso nella testa, ho altre cose che mi danno soddisfazione, la scrittura, il viaggio, la conoscenza, i rapporti umani, così. Quando parto non parto senza cellulare, perché la corrente dove vado io non esiste proprio, non sanno neanche che... Allora dico sempre a mia moglie, guarda Picci, io sono in quest'area qua, se per caso mi perdo venitemi a trovare lì. Cioè in questo libro io sono partito alla ricerca, un anno prima avevo cercato... Avevo visto, da ragazzo il mio sogno
era quello di fare l'esploratore, non di fare musicista. Poi ho cominciato a fare musicista, ho venduto 20 milioni di dischi, ho avuto tanto successo, però i primi tempi il successo, dato che facevo, ho lavorato come operaio, come impiegato, cioè non avevo non ho avuto una scolarizzazione che mi ha permesso di accedere. Poi sono sempre stato con la mente, ho avuto molta fantasia, no? E a un certo punto mi ritrovo con in mano una chitarra, imparo a suonare la chitarra, trovo due compagni d'infanzia che sono Lallo e Pepe, e poi, che poi si sono aggiunti gli altri due, che adesso uno fa il pilota d'aereo e l'altro invece ha un villaggio a Pantelleria, e abbiamo messo un complesso. Io poi con una serie di circostanze ho fatto un provino. Durante questo provino ho incontrato un certo Lucio Battisti, allora sconosciuto, cioè si è creato subito un'empatia, quella che si vede che siamo lì, c'è Lucio Battisti alla mia sinistra, c'è una sorta di empatia che è rimasta, un'amicizia che è rimasta per tutta la vita, questa qua. Ma io non ho mai avuto la soggezione nei suoi confronti, mentre lui aveva soggezione nei miei confronti, perché io sono arrivato al successo prima. Però il successo mi ha creato una sorta di, non di disagio, ero felice, ma però mi domandavo, ma scusa, chi sono? Quello che si chiama, mia moglie fa la psicanalisi, è psicanalista, quindi io adopero un linguaggio psicanalitico, quella che si chiama schizofrenia, che poi non è schizofrenia, e sono due, non so se hai due personalità, dice, ma sono quello che prima faceva l'operaio e che nessuno filava, o sono quello che adesso tutti i ragazzi vogliono? Allora, sul suggerimento di una fidanzata che avevo allora, che faceva anche lei, voleva studiare psicanalisi, mi ha detto, ma se ti senti a disagio vai a fare l'analisi. Ho preso una signora e sono andato a fare 5 sedute d'analisi. Alla quinta non sapevo più cosa dire, perché io dico sempre che sono la persona più sana che conosco, non soffro di ansia, no? Poi alla quinta lei, questa signora, mi ha detto, senta, lei che è così tanto famoso, io ho una figlia che canta. Allora a quel punto lì mi sono detto, ma cosa vengo qua a fare? E allora ho cominciato questo percorso. Il primo viaggio che ho fatto l'ho fatto attraversando tutto il Messico, tutto il Messico, però da Città del Messico fino nello Yucatan, dove ho visitato tutte le città Maya. E poi sono andato a Tikal durante la guerra civile, quindi mi sono trovato un po' in difficoltà. Da lì in poi tutti gli anni io mi sono preso uno spazio, gennaio, febbraio. Lei lo fa con zaino e spalla, giusto? No, io viaggio da solo, porto il minimo indispensabile, cioè quello che ho addosso, più una maglietta, un paio di calze e un paio di mutande. Ago, filo, so cucire, no? E una bottiglietta di liquido per lavare le cose. Poi non mi faccio neanche la barba, me ne frego. Ogni tanto quando sono proprio, mi sento un po' lercio, entro in un fiume e mi lavo tutto completamente, cioè tolgo tutti i soldi che ho, quei soldi, poi tanti soldi non servono nell'Amazzonia. Mi lavo così, poi sai, è tutto molto relativo, no? E vado un po' più all'avventura, a capire, per cercare di vedere. Allora, durante un viaggio che feci in Venezuela, sulle tracce di Alexander von Humboldt, e qua ci vorrebbe una trasmissione intera per capire chi è questo Humboldt, molto importante, ho chiesto se esistevano ancora gli Haukas. Mi ha detto sì, però è difficile trovarli questi Haukas, perché sono dentro proprio nella foresta. Allora uno, forse un mistificatore, mi ha detto guarda, tu vai giù verso il rio Napo, che attraverso tutte le montagne, vai giù e aspettami, piglia un sacco pelo, aspettami, fra 2 giorni arrivo. È passato un giorno, 2 giorni, era un posto proprio come vedi nei film, con i cercatori d'oro, con questi qua. Questo quanti anni fa? Ma 5 anni fa, 6 anni fa, ma sai, io, questi qua sono i cercatori d'oro che sono in Brasile, sono disperati, no? Sono tutti lì alla ricerca di qualche cosa che non troveranno, che trovano, magari trovano delle pepite così, ma vabbè, io sono passato, ho fatto questa fotografia. Lei
dice, non l'abbiamo ancora detto, che tutte le foto che voi vedete sono tutte fatte da Petruccio. Io ho 25.000 quindi... fotografie, no? Allora, questo mistificatore, dopo 3 giorni io ho dormito in un posto dove alla mattina mi sono trovato un ragno grande così sulla pancia, e gli ho detto, dato che io non sono uno che uccide niente, non era velenoso, li conosco, l'ho preso e gli ho detto, senti, vai. Allora, stavo per ritornare quando ho seguito degli indios, un indios che stava camminando, questi qua sono Aucas Waurani, quelli che ho cercato io, che l'ho seguito e ho visto che in una capanna stavano costruendo, c'erano dei pappagalli, delle orchidee, in una capanna ben costruita di legno, Aucas questi sono, entro dentro e vedo che stanno preparando tutto un, chiedo, ma c'era un nero, un polacco senza denti, giovane, che un po' matto, no? Che cacciava i coccodrilli con le mani. Poi c'era il capo spedizione, poi c'erano un sordomuto che faceva da cuoco, erano in sei. Gli dico, italiano, così, dove andate? Andiamo per conto di una società scientifica danese o norvegese a cercare questi Aucas perché li vogliono studiare, quindi vogliamo avere un approccio. Dico, Aucas? Benissimo, posso venire anch'io? Sì, no, mi fanno, sì potresti, ma tu hai un lascia passare, perché bisogna avere dei lascia passare. Io ho detto sì, ce l'ho fatto come giornalista, così. Fa, va bene, guarda, noi fra un quarto d'ora partiamo, la canoa è già sul, se vuoi parti, l'unica cosa è che ci devi dare $1 al giorno perché aumentiamo per il cibo. Ecco, io non ho mai visti questi sei, mai, no? Con questi io mi sono... in quarto d'ora dopo ero già su questa canoa, abbiamo ridisceso il rio Napo, no? Siamo arrivati fino a un altro villaggio, tipo questi qua che erano cercatori d'oro, che si chiama Coca, questi sono Shipibo, no? Sempre Amazzonia. Da lì hanno noleggiato un piccolo, avevano un budget loro, un piccolo camioncino, abbiamo attraversato la giungla attraverso un sentiero con un motore, siamo arrivati davanti ad un fiume con una casa tutta di neri, che più neri così non avevo mai visti, abbiamo dormito e mangiato, durante la notte quando si è spenta la luce sono venuti fuori centinaia di topi che si accavallavano sopra di noi così, però io c'avevo nel sacco a pelo, ho dormito e vabbè. Poi abbiamo ridisceso il rio Shiripuno, il Napo, il Shiripuno, il Kononako, per circa 2 settimane, dormendo sulle spiagge, cioè, si mangiava quello che c'erano. Cioè, non ho il problema del cibo, assolutamente, finché siamo arrivati da questi Aucas, i quali ci aspettavano tutti in armi. Le armi loro sono delle cerbottane con il curaro, però noi avevamo portato tanti regali, io porto sempre tanti palloncini per i bambini che a loro piacciono, poi le caramelle, le cose. Loro avevano invece un budget, avevano portato dei macete, delle cose, le cose che a loro servono, no? Questi qua sono proprio fuori da ogni, non avevo mai visto, quando mi hanno visto mi guardavano i cacciatori, tra l'altro le donne sono a seno scoperto, gli uomini sono nudi, hanno solamente il pene legato ad un filo, sono abbastanza belli, cioè belli insomma, hanno una corporatura molto asciutta. E, la prima cosa che mi ha colpito è il senso della natura che avevano. Ho visto una donna che stava allattando un bambino da una parte, no? E dall'altra parte c'era un piccolo leopardo di cui la mamma era stata uccisa, non uccisa da loro, ma era caduta in una trappola per cinghiali ed era morta, e quindi avevano preso questo e tutte e due erano piccoli, succhiavano il latte. Cioè, da una parte il neonato. Era una scena bellissima, veramente commovente. Dopodiché
abbiamo acceso il fuoco così, questi qua ci guardavano, poi facevano la danza, insomma, bellissimo, io sognavo, guardavo il cielo, dicevo ma io sono in paradiso. E poi è arrivata la notte, allora tutti allora avevano a disposizione una piccola tendina, no? Mi ha detto guarda fai così, tu dormi nella tenda, noi dormiamo in una delle capanne perché non c'era posto, tu dormi nella tenda e nelle capanne. Allora mi sono messo nella tenda, io ho sempre a disposizione, compro dei gialli, sai quelli Mondadori che poi butti via, non è che porti il libro, perché li butti via, li lasci per il prossimo, quando, però lì in quel caso lì che è che legge, non c'è nessuno. E poi ho sempre l'acqua da bere, le pile, tutto necessario pronto per... Di notte piove a dirotto, perché in Amazzonia piove sempre, no? Piove, quando durante il periodo delle piogge piove di giorno e piove di sera, invece durante il periodo secco piove di sera, ma piove. A un certo punto sto dormendo e sento che c'è qualche cosa che si muove, sia nel sacco che fuori, sento un gran movimento, dico, non riesco a capire. Accendo le mie due pile, cioè ho due pile, una attaccata così, e mi rendo conto che non essendoci il doppio fondo, no, avevo scavato un canaletto per l'acqua non era entrata, ma erano entrati circa 200-300 piccoli scarafaggi, i quali si erano entrati dentro per ripararsi dall'acqua. Non, no? Affogare. Avevano trovato, erano entrati anche nel sacco per, erano piccolini. A quel punto cosa fai? Cioè, o tu hai lo spirito di adattamento, questo è lo spirito di adattamento, o tu hai lo spirito di adattamento, cioè non è che puoi uscire, piove, cosa fai, a chi, dove vai, a chi bussi, cioè agli indios, poi questi qua, cosa fai? Allora, cosa ho fatto? Ho semplicemente, dato che ogni viaggio che io faccio poi, cosa faccio? Annoto tutte le piccole cose che servono, magari elastici, magari dico, ci vuole dello spago, degli elastici, delle cose particolari, così, cioè, piccole cose, cioè, perché io porto quello che ho addosso, più una maglietta, un paio di mutande, un paio di calze, basta, non è che sto lì tanto... Il resto è necessario per... È necessario. Allora, avevo fatto fare una cuffia di garza, che ho messo sulla testa, no? Così... una cuffia di gabbia, ho tirato fuori un po' di scarafaggi dal sacco pelo, l'ho chiuso, mi sono girato dall'altra parte e ho dormito. Alla mattina c'era il sole, ho aperto, schizzavano da tutte le parti, me li sono trovati per tutta una settimana, intanto uscivano, ma piccoli. Cioè, ecco, questo qua è lo spirito di adattamento. Per quanto riguarda la domanda che sicuramente la gente fa, che cosa mangi? Queste sono anche popolazioni di cannibali, no? No. Allora sono, no, più... No, i cannibali sono, a parte che non esistono neanche più, e poi in Amazzonia non sono mai stati i cannibali, no? Sono stati, i cannibali sono nella Nuova Guinea, eventualmente, in certe isole del Pacifico, ma i cannibali proprio... Che però lei ha conosciuto anche... No, ho conosciuto gli Jivaros, che è un altro popolo che taglia le teste e le rimpiccioliscono. Non è che le tagliano al primo che arriva, no? Cioè, ci sono delle faide così, e il vincitore, al vinto, una volta che è morto, sconfitto, in battaglia, c'è un'onorificenza nei suoi confronti che dura una settimana, perché la sua anima, c'è tutto questo animismo, queste cose, però poi c'è tutto un procedimento che io ho visto fare, e da così la testa la riducono a grandi, così si chiamano zanze, no? E le tengono poi attaccate, ce ne sono diverse, così. Per quanto riguarda il cibo, cioè, come Einstein dice che tutto è relativo, cioè io ho mangiato quello che mangiavano loro, non è che posso portarmi il cibo da casa, anche perché io vivo per mangiare, non mangio per vivere. A me il cibo è una cosa, sì, mangio, ma non è che mi interessa molto, non sono un gourmet, so distinguere il buono dal cattivo, però... Mangiato la carne, loro mangiano la carne di serpente, infatti
questo qua probabilmente è un paio di pantaloni di un boa, probabilmente ho mangiato la carne di questo serpente qua, non lo so, ce l'avevano lì. Che gliel'hanno regalato le popolazioni? Sì, ma figurati, ho portato a casa, l'ho fatto conciare, e poi, ma io non ho mai ucciso nessun animale. La carne di coccodrillo, si pescano i piccoli coccodrilli, la coda è come il pollo, poi si mangiano i capibara, che sono dei roditori, le scimmie, ecco, io sono stato a caccia con loro, loro sono molto bravi questi aucas. Ah, tra l'altro, perché li volevano studiare? Perché alcuni di loro hanno 6 dita per mano e 6 dita per piede. Le fotografie, ecco questo qua, vedi, 6 dita per mano e 6 dita per piede. No, non è un eccezione, non tutti, no? Perché in fondo, se tu pensi, il coccice che noi abbiamo dietro è una coda tagliata. No, quindi noi, dal mio punto di vista, noi arriviamo da un'evoluzione di animali preistorici che poi ci siamo adeguati e dall'animale siamo diventati poi esseri umani. Cioè, non so quale sia, bisognerebbe studiare molto più Darwin che ha studiato l'evoluzione, cioè l'evoluzionismo. Questi qua sono aucas. Loro cacciano con delle cerbottane di una bellezza, di una precisione perfetta, sono lunghe 3 metri, no? sono ricavate da una pianta che si chiama cionta, che poi levigate come dei cosi fucili, poi mettono dei dardi. C'è una pianta che si chiama kapok, che produce una specie di bambagia. Allora mettono, come nei bussolotti, no? I bambini, si mettono queste frecce e li intingono col curaro. Il curaro, contrariamente a quelli che la gente pensa, non è un veleno, si adopera anche in farmacologia il curaro. Il curaro è semplicemente un inibitore dei centri nervosi e quindi si usa... Bloccano la preda? Blocca la parte respiratoria. In farmacologia, quando fanno delle operazioni, penso che un po' di curaro lo mettono per rallentare. Allora, se io dovessi ricevere 4 frecce di curaro, le tolgo via, non mi succede quasi niente, no? Se no non può. Invece le scimmie, allora, le scimmie, io vi sono andato a caccia con 2 aucas, loro usano una cosa che noi abbiamo cellulare, abbiamo telefono, abbiamo il computer, ma noi una volta usavamo i nostri sensi. Allora, io ho visto cacciare questi con l'olfatto e con l'udito. Io non vedevo niente, facevano così, muovevano la testa, poi a un certo punto lanciavano la ripetizione delle frecce, così, 10 minuti, poi, boom, cadeva un ciorongo, si chiamano ciorongo, sono delle scimmie alte così, no? Un po' che barcollando perché faceva fatica a respirare, le raggiungono, le carottano, purtroppo. È terribile, però e poi le portano a casa, si mangia serpente, ad esempio si mangiano anche i ragni, uno dice, cotti ovviamente, si mangiano le granseole, no? Granseole, si mangia la parte interna del ragno. Io ho mangiato di tutto, ma mi sono sempre domandato, tanto che è tutto soggettivo, no? Mi sono sempre domandato, se io arrivassi un giorno, perché uno dice, ma che schifo questa roba qua, arrivassi un giorno con una forma di gorgonzola, sai quella che trasuda il gorgonzola, che a noi tutti piace, è un sapore, praticamente è come se fosse un formaggio marcio, no? Cioè, sono sicuro che loro lo troverebbero disgustoso, lo troverebbero sicuro, vedi che è tutto soggettivo. Poi, c'è una bevanda che si chiama ciccia, che quasi tutti gli indios usano, quelli veri, no? Quelli finti no, che descrivo in questo libro. La ciccia è fatta in questa maniera. Tra l'altro io ho incontrato durante il mio viaggio un missionario tra gli Jivaros che mi ha detto, guarda, bevila perché stai tranquillo che è proprio sanissima. Loro hanno dei tuberi che si chiamano la yuca. La yuca è un tubero che non so se lo coltivano o si trova in natura, questo non te lo posso dire. C'è dentro un alcaloide e con un sistema sprizzano questo alcaloide, dopodiché
grattugiano e fanno una specie di pane, oppure lo tagliano a tanti pezzetti e lo fanno bollire, è molto filacciosa. Dopodiché ci sono due pentole, una con un po' di ciccia già pronta e l'altra con quella che... Allora le donne e i bambini masticano e sputano nell'altra pentola, la fanno bollire e poi dopo tu quando si raffredda e rimane lì, ha un sapore acidulo, è piena di vitamina C, ma non ha nessuna... Io l'ho bevuto tante volte, è una bevanda sanissima, ecco. Petruccio, adesso mi scusi, la devo interrompere perché abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria. Sì, state sì, con no. noi perché le cose che ci sta raccontando davvero no, sono... però cioè, devi fare una cosa, ogni tanto interrompermi perché io l'ho io già la detto, sto seguendo, no, perché no. Io potrei parlare per 6 ore con te, perché mi metto, cioè, quindi ogni tanto interrompimi perché se io... Ma ci mancherebbe, è troppo interessante quello che ci sta raccontando. Io con la mente, e sono sicura che anche da casa, riesci a raccontarla in maniere tanto... diciamo con precisione di particolari che ci... Io penso che molti di noi siano là in Amazzonia, sì, con la mente. Brevissima pausa pubblicitaria, state sì, con sì. noi perché continuiamo a parlare di Petruccio Montalbetti e dei suoi viaggi, in particolare in Amazzonia. Ben tornati in studio, ovviamente per noi i momenti di pubblicità continuano ad essere molto interessanti perché Petruccio Montalbetti continua a raccontarci dei suoi viaggi e mi stava appunto raccontando di come pescano allora, queste popolazioni, gli Aucas. Ma quasi tutti gli indios hanno, cioè loro non hanno gli ami e non hanno le reti, no? Quindi la pesca è la cosa più ecologica che tu possa immaginare, perché quando decidono di pescare, di mangiare del pesce, che ce n'è tanto di pesce in questi fiumi qua, no? Le donne vanno nella giungla e cercano un'erba di cui non mi ricordo più il nome, cioè questo non ho mai saputo, un'erba che allora decidono di pescare in un'ansa del fiume, no? Dove il fiume va un po' più lento, no? Perché lì praticamente le vie di comunicazione sono i fiumi, cioè i fiumi sono le vie di comunicazione. Tra l'altro poi ti spiego certe cose sull'Amazzonia, che la gente sono dei luoghi comuni che la gente pensa chissà che cosa. Allora, quando pigliano questa erba, la strizzano, viene fuori un lattice bianco, allora i bambini si mettono nell'acqua fino a qua, è bassa l'acqua, no? I cacciatori, i bambini, le donne si mettono lì, strizzano questa sostanza bianca, questa sostanza ha la funzione di togliere l'ossigeno, allora i pesci vengono su a galla, allora si pigliano, si infilzano, si pigliano, è una specie di festa così, però... Il fatto è che quelli che non vengono presi, che vengono portati via dalla corrente, poi rivivono, perché poi l'ossigeno, quindi più ecologico, loro poi pescano, pigliano, cacciano e pescano solo quello che riescono a mangiare, perché non hanno i frigoriferi e poi hanno un rispetto della natura, moltissimo rispetto. Quella scena che ti ho detto dei due bambini, qua siamo in Africa centrale, qua siamo tra i Masai. Oddio, qua... cosa stavano facendo con quella lametta? No, gli stava rasando la testa. No, no, perché fanno ancora la pratica purtroppo le bambine di... La infibulazione. Non i Masai. Infibulazione appunto delle... Non i Masai. Ad esempio una pratica, io ho fatto l'Alto Orinoco, no? E sono stato tra gli Yanomami. Gli Yanomami è un popolo molto fiero che... non è difficile, ho dovuto avere dei permessi speciali per arrivare, ho fatto una spedizione, questi qua sono Aucas, gli Yanomami sono, ho fatto 800 km risalendo l'Orinoco con delle nutrie che ho, che ce n'era una che ho adottato, anche poverina era da sola. Si chiama perro d'acqua. Allora, gli Yanomami, ad esempio, ti racconto una cosa, mi hanno insegnato a mangiare le cose vive. Le cose vive sono dei bruchi che tu trovi, qua siamo nell'Orinoco, dei bruchi che trovi nelle piante, grandi come più di un pollice, sono bianche, si prendono, si tolgono. Qua è quando ho fatto la spedizione, uno dei tanti anni fa, ho salito l'Orinoco per 800 km con questa canoa qua. Allora pigli questo bruco, togli la testa, gli schiacci la parte, questi qua sono i bambini Yanomami, e poi te li mangi, contengono delle proteine, no? Ma c'è anche un'usanza che a noi può sembrare terribile,
Quando una donna partorisce due gemelli, uno viene soppresso, sicuro. Perché? Perché la donna, come partorisce, lavora, non può accudirne due, non può accudirle, è proprio una regola, una legge. In più, se nasce una femmina, no? Questa femmina, se qualcuno decide della tribù che sarà la sua sposa, no? Allora va bene, se decide che non sarà la sua sposa, viene soppressa. Cioè, viene soppressa nelle due gemelle o anche se è nata da sola una bambina? No, la bambina praticamente se viene dedicata ad uno che la sposerà un giorno, quindi... Questo un minore dice molto. Lo so, ma a noi sembra molto strano, ma ci sono delle... Insomma, quando negli antichi greci... Questa che popolazione fanno che queste cose? Che popolazione è che fa questo? Sono gli Yanomani, che sono nell'Alto Orinoco, l'Orinoco, questo qua è uno Yanomano, cioè sono un po' strani, cioè portano, non so che cosa c'hanno in bocca, una cosa. Ecco, poi si iniettano una specie di allucinogeno, si chiama Ioppo. Allora, hanno anche un'usanza molto strana, cioè si iniettano con una cannuccia questa sostanza allucinogena, entrano in uno stato dello spiritismo. Poi per dimostrare, sono molto fieri, no? Per dimostrare, io a un certo punto sono andato in questo è una specie di cascina, no? Vivono tutti in comunità. C'è un'entrata verso il fiume e un'entrata verso il corpo. Poi c'era un palo in mezzo e ho chiesto: cosa serve questo palo? Dopo un 20 minuti ho capito cosa serviva. Allora, i giovani, per dimostrare la loro forza, si mettono lì su questo palo e un altro con un bastone gli tira una randellata in testa. Io vedevo che c'erano tutti, e lui non deve neanche fare niente. Difatti molti giovani avevano delle cicatrici in testa per dimostrare che la loro virilità. Ma sai, ci sono tante cose che io ho fatto, ho scalato a 70 anni, ho scalato 7000 metri della Aconcagua da solo, cioè il campo base era 200 metri meno del Monte Bianco, solo il campo base. Ci sono arrivato dopo 14 ore di... Poi una volta sono partito, non fa parte di questo libro, no? Perché parliamo un po' in generale del mondo. Sì, qua abbiamo fatto una breve... Ecco, qua questi qua ad esempio sono Dogon, vedi? Cioè questi qua è un popolo molto particolare. Allora, ti posso spiegare i Dogon. I Dogon mi hanno fatto riflettere. I Dogon vivono nel Mali, nel Burkina Faso. Io per arrivarci, adesso nel Mali non è possibile perché c'è l'ISIS. È pericolosissimo. No? E questi qua sono villaggi Dogon. No, questi qua sono per mettere il grano dei Dogon. Ma poi ci saranno anche dei villaggi Dogon. Vivono in una falesia. Allora, questi Dogon, che sono animisti, ci arrivi dopo un lungo viaggio. Lungo viaggio risalendo, ridiscendendo il Niger, questi qua invece sono villaggi Dogon. Loro asseriscono, no? Asseriscono, vedi come sono fantastici, no? Però ci sono delle abitazioni che sono al di sopra, che si possono raggiungere solamente volando. Allora, loro dicono che un giorno un popolo chiamato Monno, che arrivava da Sirio Bis, li ha istruiti nei tempi antichissimi, no? Molto antichi. Allora, Sirio Bis, tu devi sapere che Sirio, noi vediamo due stelle, io ho studiato anche un po' di astronomia, cioè la velocità della luce un po' meno di 300.000 km al secondo, che più di così non si può andare, è proprio la velocità. Cioè, se tu vuoi calcolare la distanza della Luna, tu sai che è 2 secondi, quindi moltiplichi 300.000 km al secondo, sai che è 600.000 km la distanza. La distanza del Sole, questi qua sono Dogon, però sono sacerdoti Dogon. Allora, la distanza del Sole, la luce del Sole arriva dopo 8 minuti, quindi tu moltiplichi 360.000 km al secondo per 8 minuti e tu conosci, questi sono costumi Dogon, tu riconosci la distanza del Sole.
Allora, loro hanno sempre asserito che arrivavano da una stella che si chiama Sirio Bis. Noi vediamo due stelle, una alla mattina, che credo che sia Venere, no? Quelle più e l'altra è Sirio. Poi ne vedi tantissime, perché le stelle, se tu vedi, noi abbiamo un inquinamento acuto. Luminoso, è vero. Ma io ho visto dei cieli che spaventosamente pieni di stelle, cioè poi specialmente nella parte sud dell'emisfero, hai la croce del sud che è una cosa che... Allora, loro hanno sempre asserito che arrivavano da Sirio Bis, però gli astronomi non hanno mai capito... Non hanno mai visto Sirio Bis con i telescopi, vedevano Sirio, finché nel 72 o nel 76, non so l'anno preciso, il telescopio Hubble ha viaggiato per migliaia di chilometri, milioni di chilometri, finché è riuscito a capire che dietro a Sirio c'è Sirio Bis. Sirio sarà 5 volte grande il Sole, ma dietro c'è Sirio che gira ogni 50 anni intorno a Sirio. Come facessero a saperlo? Questo è un mistero. Questi sono i misteri della vita. È davvero incredibile. Poi c'è un'altra fotografia molto bella, che sono tutte meravigliose. Ogni foto, ogni scatto ha un aneddoto, una storia, dimmi un quale viaggio, che un'esperienza. Te lo spiego. Quella dove è in alto in montagna, dove lì in questa popolazione, in questa tribù, dove non, quella è un villaggio dove non esiste elettricità. Siamo, non mi ricordo quanti di metri, allora sull'Himalaya? Sì, no, Himalaya. Allora, quando io sono partito da Kathmandu, io dormivo non nei grandi alberghi, ma dormivo nei piccoli alberghi, pagavo neanche un dollaro, però lenzuola pulita, a me non interessa, mangiavo nei loro ristoranti. Sono andato a Durban Square, volevo fare un trekking che avrebbe dovuto durare 2 settimane. Sono andato c'è una piazza che si chiama Durban Square, dove ci sono i lama e gli sherpa, che è come dire i bergamaschi e bresciani, no? Non è che sono due etnie che vivono talmente in alto che hanno dei globuli rossi superiori alla media e sono dei portatori. Allora ho visto uno che ci sono guardato in giro, sai, deve avere un po' di intuizione. Guardato, c'era uno simpatico con una faccia che mi piaceva, e allora sono andato da lui e io parlo un po' di inglese, non tanto, però è facile. Gli ho chiesto, io vorrei fare il periplo alla Annapurna, mi fa sì, io l'ho già fatto diverse volte, mi ha fatto vedere la tessera di guida. Dico, va bene, però lo facciamo fra 2 giorni, perché però abbiamo bisogno di avere un altro, e quindi lui ha reclutato un altro con una gerla per mettere tutte le cose. E poi siamo andati, c'è un checkpoint dove tu devi fare un permesso, no? Perché poi sei controllato i primi tempi, così. E poi siamo partiti. Dovevamo stare via 2 settimane. Abbiamo preso, c'è una strada, costeggia, va verso il basso, da Kathmandu, perché a Kathmandu uno pensa di vedere le montagne medie lontanissime dalla catena dell'Himalaya. Scendi attraverso il fiume Trisuli, poi attraversi il Trisuli e cominci a salire. Tra l'altro, mentre stavo salendo è arrivato un pellegrino e ce l'ho ancora a casa il bastone, mi ha detto, tieni, questo qua ti aiuterà, un bastone fatto, ce l'ho ancora a casa questo bastone. Da lì abbiamo cominciato a salire, perché si va 2500, poi 1000, poi 3000, 4000, poi sempre. Finché poi alla fine ci siamo, ho detto proseguiamo, e sono stato via 1 mese e mezzo. Arrivati a Manang, no, ma quello si chiama Manang, è a 5000 metri. A Manang avevo qualche problema di respirazione, un pochettino, pure, cioè lì proprio la corrente elettrica non sanno cos'è. C'erano i bambini che correvano, perché loro erano molto più globuli rossi di noi, con dei palloni non fatti di cartone, fatti di stoffa, no? Lì ho dormito in una specie di stanza così, però sapevo che lì c'era un centro medico americano, allora sono andato in questo centro medico americano a chiedere cosa dovevo fare. Mi fa, guarda, fai una cosa, era un centro di ricerca, no? Stai per 2 giorni fermo, cioè nel senso, alla mattina pigli, di fronte a noi c'era un ghiacciaio, no? Ghiacciaio, vai su questo ghiacciaio più in alto possibile, senza bagagli, scendi,
dormi, mangi, poi il giorno dopo, la sera, il pomeriggio, per 2 giorni fai in modo da crearti globuli rossi. Dopodiché siamo arrivati a Toron Peri, che è a 5.500 metri. Toron Peri c'è solo un passo, si chiama Toron La, sono praticamente 700 metri di livello per attraversare la catena dell'Himalaya. Siamo in una baracca tutta di mattoni e comincia a nevicare, nevica. Allora io dormivo vestito con il piumino, tutto così, sacco a pelo, e Saila, si chiamava Saila, questo qua mi fa: senti, qua dobbiamo partire, perché se non partiamo adesso noi non ce la facciamo a fare il passo. Vabbè, 3 di mattina partiamo, io con la luce in testa, no? E c'è un sentiero, nevicava, una tormenta di neve, arriviamo dalle 3 di mattina, arriviamo alle 9 di mattina, quindi praticamente 6 ore per fare 700 metri, perché facevo 10 metri, poi mancava il fiato, cioè nel senso che sei a delle altitudini. Siamo arrivati su con un grande sole, ma mi è successa una cosa strana, no? Perché il cervello crea delle situazioni, la mancanza di ossigeno ti crea delle situazioni. Mi è capitata una cosa che è abbastanza buffa e ridicola, no? Mentre a un certo punto ero in testa, io poi ho rallentato il passo e sono andati avanti loro. A un certo punto sto camminando, un po' mancanza di ossigeno, cioè fare 700 metri in 6 ore vuol dire che proprio devi fare 5 passi. E succede che la mia mente crea un'immagine. Mi si avvicina uno con un carrettino del gelato e mi dice: senti, vuoi del gelato? In italiano, sai quei carrettini? Dico. E io normalmente dico: no, guarda, il gelato in questo momento no, ma guarda che c'è del buon gelato, cioè discutiamo un po', cioè cosa vuol dire la mente, sai, capisci che ti costruisce. Io poi sono stato una psicanalista, quindi certe cose le posso capire. E dico: no, guarda, così, vabbè. Poi dopo arriviamo in cima, troviamo solamente 2 scalatori che stavano poi sopra di noi, eravamo a 6.600 metri, sopra di noi ci stavano 2 Annapurna, 2 montagne di 8.000 metri, quindi 6.000, c'erano altri 2.000 metri, tu pensa tu. Allora, poi proseguiamo e entriamo in Tibet, arriviamo fino a Mustang, ma allora Mustang non era possibile. Io dormivo sempre nei monasteri oppure nelle case, e dormivo lì, metti in un angolo, dormi, cioè nel sacco a pelo, non ho mai sofferto il freddo perché ero organizzato bene. Passano 3 giorni e gli dico: scusa, ma mi viene in mente, avevo rimosso, gli dico: ma scusa Saila, ma noi abbiamo incontrato qualcuno, mi vergognavo. No, ma sei sicuro? No, non abbiamo. Cioè, non ho rivelato questa cosa qua, però la mente. Ma mi è successa un'altra cosa, se ho tempo ve la racconto. Guarda, dovremmo andare quasi in sigla. L'ultima cosa che vuole condividere con noi, dopo dobbiamo dire il libro. No, ma allora no, perché è troppo complicata, è complicato. Vabbè, dai, parliamo un attimo invece di questo libro, di questo disco. Lei è molto impegnato, lei so che è in partenza per il viaggio, l'ultimo che farà quest'anno, andrà in Panama. A Panama, esatto. No, ma però c'ho 70. Innanzitutto io, sia chiaro una cosa, i Dick rimangono sempre la priorità. Avete, no? 70 concerti, sì, no? Sì, abbiamo tanti concerti, i Dick rimangono la priorità assoluta, anche se io faccio delle cose per conto mio, ho fatto un disco per conto mio con la SAR. Poi ho un progetto che, se domani va in porto, è un progetto strepitoso. Ho firmato un nuovo contratto per un giallo ieri, l'altro ieri ho firmato un nuovo contratto, ma ho altri 7 libri pronti, perché non, mi piace scrivere, ho trovato. Quindi questo libro è veramente. Quando, ad esempio, Luzzatto Fegiz, che è un grande giornalista, quando l'ha letto, mi ha telefonato dopo 2 giorni e mi ha detto: ma tu sei matto. Ma certo che sono matto, meno male. Io dovrò sicuramente leggerlo questo libro. Allora, si intitola Amazzonia, io mi fermo qui, viaggio in solitaria tra i popoli invisibili, edito da Zona Music Book.
Io la ringrazio moltissimo, è stato davvero un onore conoscerla, poter condividere questa sua lunghissima esperienza che ha fatto nel corso della sua vita. 70 concerti in programma, arrivare alla fine dell'anno sono tantissimi, farà anche dei concerti, mi ha detto che la chiamano anche privatamente. Sì, quindi... no, ma mi chiamano per fare cose di beneficenza. Io faccio molte, abbiamo appena donato un cane per ciechi, cioè ma faccio cose, tante cose per beneficenza. Per trovare informazioni su di lei, comunque per chi volesse contattarla. Ma c'è pmontalbetti@alice.it, pmontalbetti@alice.it, c'è la pagina Instagram, Facebook. Figuriamoci, ma su Instagram metto solamente delle cose intelligenti, non metto i muscoli e le cose. Racconto, metto delle fotografie e racconto, faccio una specie di racconto su quello che faccio vedere, ecco. Bene, io la ringrazio moltissimo. L'ultima battuta di riflessione, ci lasci con una sua pillola di saggezza, un suo ricordo, qualcosa che vuole lasciare ai nostri telespettatori che... No, la vita, la pillola di saggezza è che la vita è una e bisogna rispettarla. Non bisogna mai cadere, specialmente per i giovani, mai cadere nel baratro della droga né dell'alcol, perché rock... è dentro di te, cioè è un concetto che tu hai dentro di te. Se io potessi dire, Cobain oppure Janis Joplin oppure Jimi Hendrix potessero tornare indietro, probabilmente non direbbero ma chi me l'ha fatto fare di morire così giovane, perché è bella la vita, guarda, la vita bisogna prenderla con amore. Poi c'è una bella frase che dice Bernard Shaw, dice: il passato è un ricordo, il futuro è un mistero e il presente è un dono. Cioè c'è gente che dice oggi è un giorno in meno, no, oggi è un giorno in più, ma il futuro non sai neanche cosa succederà fra 10 minuti, vivi questo momento che è la cosa più importante che tu possa avere. E il concetto, io non ho il beneficio della fede, ma il Dio non è quello che esce, me l'ha detto un teologo, non è quello che esce dalle nuvole, ma è un concetto che è amore. L'amore è Dio, quindi. È bellissimo. Grazie mille, davvero un onore. Leggerò sicuramente il suo libro, lo troviamo in tutte le librerie o comunque presumo anche online, sui vari motori di ricerca, basta cercare il titolo, si trovano diverse recensioni. Io la ringrazio, un grande onore e quindi le auguro buon viaggio. Grazie a tutti e a presto. Grazie. Arrivederci. Ciao.